Tutti questi regali da fare e devo fare il regalo alla vicina che nemmeno vorrei farlo, è antipatica. 3 euro spesi per il bigliettino, uno spreco. E tutti questi messaggi di auguri, tutte queste cose sdolcinate, ti ammazzo, telefono, ti butto nella spazzatura. Anche se dovrò comprare un altro telefono, non mi importa niente, che schifo. Oh Natale, che schifo, tutti questi soldi da spendere per il Natale. Devo dire che ho avuto un'infanzia triste. Chi è? Chi è a quest'ora di notte? Vattene via, non voglio pagare le tasse! Vattene! Brutto vampiro, non voglio pagare! Via! Via! Vattene via! Sono lo spirito del Natale presente. Vieni con me. Il spirito gli dice, è presente di Scrooge, madonna, l'odio, non amici, Infatti faccio finta di essere suo amico perché in realtà appunto non amici perché è avarissimo, è cattivo, non fa mai niente, non aiuta nessuno, insomma sto dicendo che è piuttosto cattivo, quindi... Oggi prendiamo atto di una perdita davvero atroce. Silvio Berlusconi, come sapete tutti, era un eccezionale lavoratore, infinitamente equanime e, cosa più importante, un fedele amico. Pertanto ritengo che abbiate il diritto di sapere come è morto. Vedete, Silvio Berlusconi non è stato assassinato. Silvio Berlusconi è morto perché voleva accendere un focolare in casa, ma non aveva abbastanza soldi per farlo. E un suo amico, di nome Scrooge, non glieli voleva prestare. E per questo lui ha acceso un focherello in mezzo alla casa, senza darsi cura di preparare un camino. E quindi all'improvviso è stato inghiottito dalle fiamme. Potevi fare tanto per lui, ma non hai fatto niente. Ora è morto ed è tutta colpa tua. Mi dispiace! È morto, tutti muoiono! Lui non mi pagava!
Mamma, poverino il mio amico che è morto. Chi è? Sarà lo spirito del Natale fattuto. Vedi, quello sarai tu da vecchio. Il conto! Il Natale fa comunque schifo.